Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcheroot, questo è This War of Mine. Allora, siamo a... ho il mio foglietto con le cose da fare. Siamo verso la fine della guerra, in teoria. Non c'è un giorno prestabilito. Non c'è un giorno prestabilito. Può durare da A. Quindi, non è detto. Ci siamo stati assaltati, vero? Dovrebbe essere sempre random, però... dovremmo essere stati assaltati, sicuramente. Anzi, molto probabilmente sarà così... E c'è troppa pausa, non mi piace sta cosa. Siamo stati? Si sta, nessuno è riuscito, è stato ferito. Gli aggressori non sono riusciti a rubare. Perfetto. Ottimo, Marin si sente molto meglio. Però non sta proprio alla grandeur. Quindi tu hai molta fame, fai questo. Tu, Bruno, sei molto stanco, fai da mangiare prima di andare a letto. E poi tu sei molto malato, vatti a curare, non rompere le palle. Poi, tu, prendi questo. Arika, sei stanca? Vai a dormire. Prendi il moonshine e poi vai a dormire. Poi, siete, ragazzi, dovete essere delle piccole apine operai, eh? Veloci, veloci, veloci. Ta-ta-ta-ta-ta, rapidi, 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 rapidi. Allora, tu, dai, metti la roba nella trappola. Quantità 2. Ah, perché tu quantità 2 quando la recupero, ok. Perfetto. Poi non so cosa servi tu, Marin, sinceramente. Ci serve del cibo, va bene. Lo so. E punta, ok. Poi malato in cura, sei stanco, vai a dormire, non rompere le palle. Anzi, prima mangia, così almeno non mi stressi per dei giorni. Hai tanta fame, hai fatto da devi far mangiare, fai da mangiare, dai. Produci. Non hai acqua, ok, bene, fai un filtro. Madonna mia, che giornata impegnativa. Allora, Arika, fai un po' sto filtro. E poi fai sto filtro, ti vai a curare. Non abbiamo più bende. No, oh scusa. Non abbiamo più bende, cioè non è buono. Hai molta fame, quindi tu mangia uno. Tu metti il filtro. Tu quanta fame hai? Molta. Prendi anche questo, mangia anche tu. Poi finita l'acqua, mi sa. Ok, produci. Tu quanta fame hai? Tanta. Batto il cazzo. Oh, è arrivato il trader. Noi non abbiamo niente da dargli. Vabbè, qua, quindi Bruno, vai a dormire. Arika, sei stanca ma non sei esageratamente stanca, quindi puoi andare a parlare con lo zozzo. Questo invece ha fame e basta. Se ne sta qua e non rompe le palle. Siediti. Ok. No, non volevo chiuderti la porta in faccia, scusami. Ok. Vieni, allora, cosa c'hai da darmi, ragazzo? Un belino, non c'hai niente, sei una merda. Ma che schifo fai? Non c'hai niente da darmi. Hai una munizione. Una. Fai schifo. Ti do del tabacco. Due tabacchi. Ok. Dammi dell'altro, che è meglio per te. Se non vuoi morire. Qua non c'è l'opzione per spararti in testa e prenderti tutto, no, eh? Allora. Due tabacco per acqua e una munizione. Tutto sommato non mi dispiace. Poi tanto dobbiamo tornare. Ce l'hai un... questi mi piacciono. Questi mi servono tantissimo domani e stasera. Quindi li voglio. Quindi Indy li voglio. Quindi dobbiamo risolvere in qualche maniera. Me li puoi dare già? Facciamo così. Se facciamo così e ti do uno di questi. Ok, mi piace, I like it. So che tu sei nella merda con le medicine, quindi sapevo di poterti dare una medicina e ricevere qualcosa in cambio. Zucchero. Sei zuccheri. Poi cosa posso prelevarti? Credo più niente. Posso prenderti un'altra medicina. Lo so che è pericoloso, però posso andare sempre in piazza e recuperarlo e recuperarne altre. Quindi oh, mamma.
Non so cosa. Ah, quante. Allora, 7 cose, 8 di legna. Ok. Ho bisogno di componenti perché devo fare i filtri per l'acqua, più che di legna. Questo mi va bene così, affare fatto. Poi ti riparlo, ti do questo, tu mi dai questo e... Ok, aspetta, non ho finito, non ho finito, rimani qua un attimo, non ho finito, ti do un libro. Ti do un libro e tu mi dai degli altri. Boh, per un libro vuoi addirittura un. Lo tengo. Ti do un Munchen. Mi dai parti per un Munchen. Generoso. Va bene, affare fatto. Non basta, riprova. Questo? Non basta, riprova. Ti do un Munchen per tutte ste parti. Direi che te le puoi fare andare molto, molto, molto bene. Cosa ne dici, eh? Ora. Ok, direi che ci siamo. Ci siamo. Ci siamo coperti altri due cibi e... Troppo. Ho esagerato, ho esagerato. Altra... Più di questo non si può avere. Ok. Va bene, affare fatto, fottiti. Addio. Poi, allora... Ho degli altri filtri pronti? Sì, perché posso fare dell'altra acqua. Bene, facciamo dell'altra acqua. Chi è che sta per morire proprio? Ha fame, ha fame, ha fame. Nessuno sta per morire di fame. Quindi, ottimo. Facciamo filtri a strafottere e andiamo a fare del moonshine. Domani pappa. Domani pappa e... no, è inutile che faccia del moonshine adesso. Tanto oggi dobbiamo andare al supermercato. No, potrei fare del moonshine adesso. Sì, andiamo. Facciamo del moonshine. Facciamo del moonshine. Quante ne possiamo fare? Uno, perché ci manca acqua. Ok. D'accordo. Qua ci sono qua, 8 acque pronte. Proprio pronte, che stanno per essere pronte. C'è qualcuno alla porta? Boob. Poi. Tu sei co co ok, sei così. Puoi andare a letto. Chi è che è stanco ancora? Ha fame e basta. Tu hai solo fame. E allora non cagare. Poi, non c'ho nient'altro da fare io per oggi. Basta. Anton, strimpella. Voglio vedere cosa sai fare strimperlando. Prima però guardami un attimo alla radio se ci sono delle news. Ui, torniamo indietro. Ok. Prima ne... Cosa? Prossimamente possiamo aspettare. Fredde, va bene, fa freddo, lo sappiamo. Farà freddo. Melodia classica. Verdure fresche più rare. Saccheggiatori tutte le notte. E basta. Fine. Quindi, melodia classica. Strimpella per me, Anton. Vediamo cosa sai fare. Potrei fare un altro filtro prima di farlo strimpellare. Aspettate un attimo. Prima strimpello. Prima filtro. Sì. Prima filtro e poi strimpelli. Sì. Sì. Prima filtro. Velocemente. Veloce, veloce. Corri, uomo. Corri. Ok, vai. Vai a filtrare. Tu sei sempre qua alla porta, vero? Vabbè, so cosa dirti. E produci. Poi, allora, stanotte Arika va a vedere tutte quelle robe là che sono là in cima, in fondo, nel supermercato, che sono molto fighe. Tu ora mi suoni qualcosa, vediamo un po' se sei capace. Dai, che ce la puoi fare. Non sei tanto capace. Tutto, 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 non sei capace, va bene. Lascia perdere, raccogli i miei moonshine e battite nella ciola, non importa. Potrei fare un altro filtro per sicurezza. Sì, ma sì, aspettate un attimo, scusa che ho dovuto starnutire tantissimo. Sono riuscito a togliere, a mettere il muto prima che fosse troppo tardi.
Stiamo cagando componenti, eh. Ne sto anche consumando una quantità industriale e dovrei smetterla. Però ok, andiamo su a mettere il filtro. Ah, non c'è il tempo. Peccato. Allora, Arika, sei leggermente ferita. Rovisti, tu sei malato, in cura, dormi. Fai la guardia. Fai la guardia. Ok. Poi dobbiamo andare al supermercato, dove ci sono montagne di armi, con Arika. Ok, Arika è pronta. Si prende i 3 grimaldelli. Ah, non abbiamo ancora fatto le munizioni. No, non ho fatto le munizioni. Eppure ce l'avevo scritto, eh. Mu, c'hai le munizioni e finisci di curare lo stronzo. Ah, porca miseria, lo zozzo, non mi ricordo cosa ho scritto. Ma porca miseria, neanche le mie neanche le mie, quello che mi scrivo, faccio. Ok, bossolo di pistola, non mi interessa. Ok, l'ho vista. Abitanto Belin di Coraggio, ragazza mia, se c'è qualcuno. Occa! Alt. C'è gente. C'è gente. Oggi c'è gente. Sta scendendo. Sta scendendo. Ma te ne frega niente, sei nessuno. Te ne frega un cazzo di me. Oh, ciao. Ciao. Frega niente di te. Ciao, addio. Non so chi tu sia e neanche mi interessa. Addio. Io voglio solo rubare roba qua. Ok, mi soffio un attimo il naso per lo starnuto di prima, che è stato devastante. Ok, vediamo cosa c'è di bello. Oh, la miseria, è cosa? Ma siamo a militare qua. Ma è fantastico, ci sono 18 milioni di robe. Ma meraviglioso. Apriamo anche questo. Vediamo cosa c'è di bello qui. Aprimela. No, ci vuole il piede di porco comunque. Ma che due palle. Ah, basta che lo sforzi. Ah, va bene, va bene. Meglio, meglio. D'accordo, dacci due baccate che si apre tutto. Va bene. Allora, nei barili di merda cosa ci sono? Oh sì. Allora, cosa posso mollare? Ah no, non devo mollare niente. Perché? Ah no, niente, devo mollare adesso. Poi cosa c'è qua invece? Ok, cibo, munizioni. Ma sì, ma che bello. La chitarra, cosa posso buttare? Ingredienti delle medicine. Non abbiamo un coso per le medicine. Per il momento ingredienti delle medicine. Ah, però mi serve anche questo. La chitarra. E questo. Andiamo a vedere cosa c'era di qua. Non mi ricordo più. Legno, vabbè, ciao, me ne frega niente del legno. Al momento, vediamo cosa c'è di bello qua. Questo non l'ho ancora guardato. Oh. Ah. Peccato, niente che valga la pena di prendere. Ok. Come possiamo organizzarci qua con la roba? Allora, qua c'è un legno e obiettivamente ne possiamo fare a meno. Questa roba la possiamo tranquillamente vendere. È fantastico. È fantastico. Speravo in parti di armi anche per poter riparare ad esempio il fucile d'assalto. Ma va bene così. Ma va bene così. Qui invece c'è qualcosa che mi costa di più mollare, se non mi sbaglio. È la chitarra. Sarebbe da vendere. Cosa che costa meno qua? Il grimaldello, ma potrebbe servirmi. Ma sì, ma lasciamola la chitarra. Ok, basta, direi che non c'è altro. Della signorina non vogliamo niente. Possiamo correre all'uscita di violenza e via andare. Via. Silenzio perché ho paura. Ok, non voglio fare del male a nessuno.
Va bene, neanche noi allora. Ciao. Uff. Allora, abbiamo di nuovo tante cose da fare adesso. Dobbiamo fare queste cazzo di munizioni. Sperando che non ci siano entrati a distruggere, a uccidere in mille modi diversi. Un bel po' di cose di qualità. Sì, devo dire che sì, hai ragione. Ci hanno assaltato liscio come l'olio. Sì, e ci hanno rubato? Niente. Bene. E abbiamo usato una munizione. Quante munizioni abbiamo ancora? Ora 6. Quindi ne avevamo 0. Ok. Possiamo fare due munizioni, direi. Sì, possiamo fare due munizioni. Quindi, allora, situazione. Molta fame, molto stanca. Fame molto stanco. Fame leggermente malato, fame stanco. Allora, prendi. Fai da mangiare per tutti. Poi, hai molta fame, vai a mangiare. Sei leggermente ferita, non posso farci niente. Mi dispiace, ragazza. Poi, fai altro fuoco. Poi le munizioni. No, tu allora, devi fare da mangiare. Devi andare a prendere da mangiare, hai ragione. Tu hai molta fame, no? Sì, ok. Quindi tu fai da mangiare. Due di cibi produci. Tu, madonna mia, cosa sta diventando? Meno male che questo è ancora lì, che è lì che recupera. Perché sennò le pillole se le tengo io. No, vabbè, tu, bravo, tu, ehi, tu, vai a prendere la medicina. E questo, cibo. Cibo 1, cibo 2, tu hai fame solo, sei molto stanco. Tu hai molta fame. Tu hai fame. Tu hai fame, sei stanco. Quindi se hai fame, vai a mangiare. Fai così. Ok. Tu, ora sei, hai fame e sei leggermente ferita. Sei leggermente ferita, vai a dormire. Perché sei anche stanca. Poi, tu sei molto stanco, quindi vai a dormire. Hai fame, tu sei leggermente malato e ti stai curando e te ne vai a dormire. Tu sei l'unico rimasto e sei Anton e sei stanco. Ok. Ok, buona sapersi. Ora, la situazione è stabile. Ora, mi risoffio il naso perché sennò non ho ancora recuperato dallo starnuto di prima. Ok. Ora dobbiamo fare. Dobbiamo fare. Non è che ci conviene fare. Dobbiamo fare le munizioni. Ne abbiamo 6. Però, visto che ne possiamo fare X. Tu, perché sei ancora in giro? Vai a letto. Ma no. Munizioni. Quante? 2. Produci. Arica, vai a dormire qua. Visto che lui vuole dormire qua, ci tiene tanto. Allora. Quindi la situazione è: tu malato in recupero. Tu hai fame, sei in recupero, sei stanca e ora dormi. Tu hai fame, sei molto stanco e ora dormi. Tu hai fame leggermente e tu sei solo stanco. Va bene. Quindi, ora cosa mi rimane da fare? Il moonshine possiamo fare nel moonshine. Vero? Sì. Possiamo farne anche 2, ma siamo senza acqua. Quindi facciamo 2 così. 1. Me ne serve 1 di questi. Possiamo fare poi 2 componenti. Opla. 2 di moonshine. E 2. Ah no, scusa. Fai, finisci. Quindi adesso saremo attaccati tutti i giorni, in poche parole. Ok. Buona sapersi, ma non benissimo. Non credo venga qualcuno oggi. Non viene nessuno, vero? Sì, direi che non viene più nessuno ormai. 2 filtri. E stasera andiamo in piazza. Wii, piazza. E andiamo a recuperare un po' tutto quello che cammina. Tipo delle bende, delle medicine, delle... direi. Sono 17 gradi, quindi direi che per il momento riusciamo a mantenerlo caldo. Per il momento. Poi vedremo sul da farsi. Tu vai a mettere un filtro qui e un filtro lì e poi abbiamo finito, direi. Per oggi abbiamo terminato. Però magari fallo con una certa celerità, eh? Grazie. Cori. Bravo, Cori. È inutile che io dica ogni volta, ma sembra che si sia a un punto in cui
Abbiamo iniziato a gestire la situazione. Perché ogni volta poi arriva qualcuno che ci sconocchia. E siamo di nuovo punto a capo. La situazione è che lui è stanco e vabbè. Poi stasera dorme perché ho deciso che stanotte dorme. E Marin, che è in cura, se ne sta in piedi invece. No. No. Anton. Ho fatto una cagata. Scusa. Prego. E tu stai ancora in piedi con Marco. Arika va in piazza. Arika va in piazza e tu domani dormi, perché sarai molto stanco / esausto. Quindi mi conviene. Ok, dovremmo avere finito la giornata. Abbiamo 5 moonshine. Non so veramente cosa farmene di tutti questi moonshine. Ho esagerato, vabbè, fa lo stesso. Meglio così, almeno ne abbiamo da qui alla fine del gioco. Abbiamo finito, non dobbiamo più preoccuparci dello zucchero. Anche perché lo zucchero dovrebbe essere finito. No, ce ne abbiamo ancora 7. Abbiamo solo una sedia, abbiamo dei letti e dobbiamo decentemente. Se qualcuno si ammala o si ferisce, avrà un posto in cui riposare. Abbiamo costruito una radio, ci piace ascoltarlo. Bene che abbiamo una chitarra. Ah, rallega i tempi difficili. Non abbiamo un buon libro. Non abbiamo neanche un libro. Un buon libro potrebbe aiutarci a dimenticare le guerre della guerra. Conforto in tempi difficili. Mancano caffè e sigarette. Le crepe sulle pareti sono state coperte. Ok, perfetto. Quindi la situazione sembra a posto. Poi. Sentiamo un po' la radio nel frattempo. Se c'è qualcosa di figo che ci vogliono dire, tipo che la guerra sta finendo. Mortacci loro. Andiamo avanti. Ah, giornate fredde. Musica classica. La crisi della verdura sembra essere giunta al termine. I cambi degli aiuti internazionali carichi principalmente di rape, barbabietole e le patate sono da poco hanno raggiunto la città. Bene. Ok. Le bande saccheggiatori sono scatenate. Va bene. Ok. Quindi ok, perfetto. Quindi devo mettere la musica classica, che è qui. Ok, e possiamo finire la giornata qui perché non c'è nient'altro da fare. Ok. Tutti in piazza. Anton sta sveglio insieme a Marco. Marin sta ancora un giorno a letto, così almeno si è curato definitivamente. Non rompe le palle. E tu vai. E tu fai la guardia. E tu fai la guardia. Rovistato. Ok, piazza centrale. Supermercato l'abbiamo praticamente riempito. Ah, anche se non è 100%, è 100%. Vabbè, meglio così. Ah, perché probabilmente non è la roba che c'è dentro. È i posti in cui abbiamo visitato. Quindi abbiamo aperto tutti i cassetti di tutto il posto. L'agenzia di viaggio è pericolosissima, mi sembra di capire. Cibo, medicine, armi e parti. Potremmo fare la prossima volta. Sì, la prossima volta direi che possiamo andare lì. Preparati, ho bisogno di legna, ragazzo. Ragazza, scusa. Perdone. C'è un filtro ancora. Vabbè. Ma ce l'ho un libro. Chi ti ha detto che non abbiamo neanche un buon libro? Ce l'abbiamo un buon libro. Vabbè, comunque, due. Sì. No, tre. Tre, se mai uno lo moliamo per terra. Ma chi se ne frega? Caghiamo moonshine. Allora, rovista. Ho bisogno di bende e medicine innanzitutto. Bende e medicine innanzitutto perché... dove sei? Dovresti essere tipo qua, se non sbaglio. Bene, medicine innanzitutto perché tu sei leggermente ferita e non vorrei che poi peggiorassi la situazione. Quindi se ti bendo sono più felice. E l'altro è malato, quindi... Opla, uno, due. Vabbè, grazie. Peccato. Questo l'alcol costa di brutto. L'alcol costa di brutto. Un per due va benissimo. Affare fatto, grazie. Cibo, questo cos'era più? Cibo? Non ricordo più. Cibo? Sì, cibo e scatola. Importante, mi serve assolutamente. Così almeno lo risolvo. E mi dai dell'acqua. E mi dai del... Esagerato, lo so che ero già ben oltre. Non sei... Ok, va bene, affare fatto. Questo è il limite che posso chiederti. Quindi va bene, affare fatto. Invece, riempiamo il resto di... legna. Direi legna.
È più sensato legna, visto che comunque siamo alla fine del caldo e comincia a far freddo di nuovo tra poco. Quindi, se hai della legna, perfetto, hai della legna. Ok. Vediamo un po' piano piano cosa possiamo togliere. Questo è troppo e quello lo sapevamo. Questo è troppo. Questo è troppo, vero? Questo è troppo. No, è giusto. Ok, quindi. E beh, ci sta, ci sta, ci sta. Possiamo togliere ancora qualcos'altro? No, non ci sta, non puoi prenderlo. È pieno, è tutto pieno. Cosa possiamo vendere? Possiamo vendere un cibo per altri due di legna. Che direte, non ha un gran cambio, però nel mio caso sì. Quindi un cibo per due di legna. Per due di legna o quattro di materiali? Ho quattro componenti, forse è meglio quattro componenti. Va bene, non lo so. Forse è meglio quattro componenti. Sì, a fare fatto quattro componenti. Ok. Bene, siamo sempre più vicini a sopravvivere. Ce la possiamo fare. La prossima volta però andiamo a fare qualcosa di avventurosa con Arika. Ho deciso. Il secondo giorno, perché il primo giorno la devo curare. Quindi non posso fare nulla di ciò. E quindi. Anche oggi abbiamo dato, vediamo un po', 42esimo giorno, ci hanno assaltato liscio come l'olio, c'è uno sdraiato, spero di no, spero non ci sia bisogno. Gne gne. Minchia, 8 munizioni? Oh, non è finita per nulla. Tutte 8 le munizioni. Sì, dovremmo andare là. Dovremmo andare là per forza, perché qua munizioni non ci sono. Bene, perfetto. Ci dovremmo fare avventura e dovremmo rischiare di nuovo la vita di Arika. Che palle! Vabbè. Ok, e direi che per oggi è tutto. Domani la prossima puntata sarà un'altra puntata avventurosa, mi sa. Temo, temo. Un'altra puntata in cui si potrebbe rimanere di nuovo in tre. E però siamo riusciti a guarire Arika. Ce l'abbiamo fatta. Dovrebbe essere il primo giorno della prossima puntata dovrebbe essere guarita. E poi la puntata dopo, il giorno dopo, lo possiamo andare a uccidere. A uccidere e morire, soprattutto, temo. Quindi, se non l'avete ancora, vi se non avete ancora visto, e certo, l'avete appena visto. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Riempitemi di mi piace, vi prego. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta!